Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di Cardano. Infatti è prossimo l'aggiornamento Vasil, che è uno dei più grandi e attesi aggiornamenti per questa criptovaluta che rientra nelle prime 10 per capitalizzazione di mercato praticamente da diverso tempo e quindi è una delle migliori su cui andare a distribuire una percentuale del portafoglio in criptovalute. Con questo aggiornamento, infatti, Cardano dovrebbe risalire davvero tantissimo proprio perché stiamo parlando di qualcosa che va a migliorare sensibilmente tutta la blockchain legata a questa criptovaluta. Ma prima di iniziare, ragazzi, e di capire tecnicamente ciò che sta succedendo su questa criptovaluta e di fare un'analisi dettagliata, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente, ragazzi, e cerchiamo innanzitutto di capire quello che sta succedendo sul grafico giornaliero di Cardano. Come potete vedere, Cardano è praticamente intrappolato dal 12 maggio, quindi stiamo parlando di ben 4, oltre 4 mesi di tempo in questo canale che si è venuto a creare, che ha un supporto a 0,41 dollari e una resistenza obliqua che sta andando a scendere, che al momento si trova ad un prezzo di circa 0,52-0,53 dollari. Chiaramente, ragazzi, ciò che dobbiamo andare a vedere è che l'uscita da questo canale, infatti, si potrebbe anche rompere al rialzo questa trend line e quindi uscire da questo canale che ci darà poi la possibilità di ulteriori rialzi proprio su questa criptovaluta. Ma vediamo nel dettaglio esattamente cosa sta succedendo e cerchiamo di capire quali sono effettivamente le prospettive. Cardano, infatti, sta puntando al rialzo del 15% negli ultimi giorni, nonostante i timori di Charles Hoskinson, che è colui che ha creato questa criptovaluta, sui macrofattori. Infatti, dovete sapere, ragazzi, e se mi seguite sul canale sapete già di cosa sto parlando, a livello macroeconomico non ci sono buone prospettive per gli asset risk on, ovvero azioni e criptovalute, proprio perché le banche centrali stanno andando ad alzare i tassi di interesse e a drenare liquidità attraverso il quantitative tightening. Però sulle criptovalute, in particolare su Cardano, c'è un qualcosa da dire che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola. L'aggiornamento Vasil di Cardano, infatti, dovrebbe essere un evento rialzista, ma i timori macro stanno contrastando fortemente la sua tendenza al rialzo. Cardano, che viene indicato con il ticker ADA sulle criptovalute, subirà un importantissimo aggiornamento di rete chiamato Vasil il 22 settembre. Quindi, ragazzi, segnatevi questa data perché in questa data ci potrebbe essere davvero tanta volatilità per quanto riguarda Cardano, rendendo potenzialmente la sua blockchain molto più scalabile ed economica. Tuttavia, la notizia, almeno fino al momento, io sto registrando il video, ragazzi, il 12 di settembre, non è riuscita ad innescare alcuno slancio al rialzo decisivo nel mercato di ADA. Infatti, al momento i fattori macro pesano sul miglior scenario al rialzo di ADA. In dettaglio, ragazzi, è utile verificare come il prezzo di Cardano sia aumentato di circa il 3,5%, raggiungendo gli 0,51 dollari per moneta dall'annuncio del lancio di Vasil, che ha incluso quindi un rally di circa il 14%, seguito da un wipeout quasi perfetto. Come potete vedere, ragazzi, in questa data, quindi parliamo di questa candela rossa qui, è stato confermato l'aggiornamento Vasil su Cardano, seguendo quindi ciò che era stato detto dal team di sviluppo di questa criptovaluta. Il prezzo ha cominciato a salire per poi ridiscendere a 0,46. Quindi, ragazzi, come vedete, qui stiamo comunque parlando del grafico a 4 ore.
che si ferma all'8 agosto, ah, scusate, all'8 settembre. Poi siamo ritornati, come vedete adesso, a 0,51, quindi siamo risaliti parecchio e forse in questo momento si stanno iniziando a vedere i primi risultati dell'annuncio di questo aggiornamento. In altre parole, ragazzi, i trader inizialmente hanno acquistato la notizia, hanno acquistato Cardano sulla notizia dell'aggiornamento Vasil, ma subito si erano riproposti di uscire dal mercato anche con piccoli guadagni, come è stato infatti illustrato nel grafico che vi sto facendo vedere. Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, infatti, ha detto che i macro fattori sono la causa della sottoperformance di Cardano, nonostante l'euforia che si è manifestata con la decisione di proporre l'aggiornamento Vasil, osservando quindi che i mercati delle criptovalute nel complesso sono scollegati dalla realtà. Lui ha detto queste parole: Cardano non è mai stato più forte e francamente molti altri progetti sono solidi in tutto il settore delle criptovalute, ma al momento non ci sono riflessi nei prezzi di questi progetti. Al momento è solo un mare di rosso a causa di quello che stanno facendo le banche centrali. Le dichiarazioni, infatti, sono apparse come attività più rischiose e sono state preparate proprio per rispondere a quello che nei giorni precedenti il FOMC, ovvero la Federal Open Market Committee, che è l'insieme di tutti coloro che decidono i tassi di interesse nelle banche centrali, in particolare nella Fed, ovvero Banca Centrale degli Stati Uniti, andranno tra il 20 e il 21 settembre ad annunciare ulteriori rialzi. I mercati al momento ritengono che i funzionari della Federal Reserve voteranno per aumentare i tassi di interesse di riferimento di altri 75 punti base il 21 settembre. Nel complesso, come potete vedere in questo grafico, ragazzi, che praticamente va ad indicare con la linea verde la media dei tassi di interesse previsti, si prevede che il tasso di interesse arriverà, come potete vedere, al 3,75% di media nel 2023, partendo da fine 2022 con un 2,75%, per poi riscendere nuovamente al 3,25% nel 2024 e allinearsi a un obiettivo medio del 2,5% nel lungo termine. Questa è stata fornita da Bloomberg come dettaglio e quindi è molto importante da seguire. Quindi, nel complesso, ad oggi la banca centrale statunitense sta cercando di aumentare il tasso di interesse dal 3,75% al 4% entro la fine del 2022. Questa crescita dei tassi, ragazzi, potrebbe danneggiare Cardano e altre criptovalute ad alta capitalizzazione, dato che probabilmente aumenterà l'attrattiva degli strumenti basati su contanti tra gli investitori. Al momento, quindi, ci si aspetta un mini rally per quanto riguarda Cardano. Lo possiamo vedere anche in questa analisi che è stata condotta su questo grafico. Infatti c'è una trend line, ovvero un canale ascendente che è stato ritestato al ribasso sugli 0,46 e che punta al rialzo. Come abbiamo visto, effettivamente, ragazzi, il rialzo c'è stato e si sta puntando verso la parte superiore di quel range che vi facevo vedere prima. Da un punto di vista tecnico, infatti, Cardano sembra pronto per un mini rally nei giorni proprio immediatamente prima dell'aggiornamento dell'hard fork di Vasil. Sul grafico a 4 ore, infatti, il prezzo di Cardano sta verificando una confluenza di supporto per una potenziale mossa al rialzo. Questa confluenza è composta da una linea di trend line ascendente da più settimane presente sul prezzo e da una barra di supporto evidenziata in questo grafico che vi sto facendo vedere. Se ADA rimbalza così come è stato, l'obiettivo è sicuramente superiore ai 50 centesimi di dollaro per moneta e infatti andare a superare questo livello significherà probabilmente uscire da questo triangolo
titolo che si è venuto a creare, ma ragazzi, qui c'è da fare un altro distinguo, proprio perché questi triangoli solitamente vengono rotti nella direzione da cui si proviene. Quindi, siccome si proveniva dalla parte alta, è probabile che il prezzo, sulla base di quello che decideranno le banche centrali, vada a rompere al ribasso con potenziale target 26 centesimi per moneta. Quindi, attenzione. Perché c'è da fare questo distinguo. Se le banche centrali con le loro politiche avranno la meglio, il discorso sarà rompere il triangolo al ribasso. Se invece avrà la meglio l'euforia degli investitori e si rompesse il triangolo al rialzo, sicuramente, ragazzi, il prossimo target sarebbe quantomeno 0,80 centesimi di dollaro. Quindi capite bene che a seconda di come si muoverà il sentiment di mercato, potremo assistere a un rally oppure a un crash verso gli 0,26 centesimi. Bene, ragazzi, spero che con questo video vi abbia dato un po' di informazioni tecniche che vi serviranno per i prossimi giorni. Se così fosse, vi chiedo di lasciare un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!